questo nuovo video vlog. Allora, è passato un po' di tempo dall'ultimo video che ho registrato, circa una decina di giorni. Infatti oggi è martedì 16 agosto e sono le 8:30. Allora, oggi è il compleanno di mia mamma. Non faremo niente di che, semplicemente vengono i miei nonni qui e faremo un pranzo. Però per ora devo studiare, perché comunque il tempo della partenza si avvicina e io devo assolutamente finire l'ultima materia che ho cominciato, sempre dal mio mega raccoglitore. Ho cominciato oculistica, che è appunto l'ultima materia di specialistiche, ha circa 11 sbobine se non sbaglio e me ne mancano 5, quindi sono praticamente a metà. Quindi questa mattina devo finire questa sbobina sulle uveiti e poi penso che se riesco ne faccio almeno la lettura della traumatologia oculare, che è un'altra sbobina un pochino più piccola, quindi dovrei riuscire a fare tutto prima che vengano i nonni. Poi mi devo fare una doccia e mi metterò questo vestito che ormai è diventato il mio must have dell'estate, praticamente sto usando solo quello, quelle poche volte che esco. E poi anche per quanto riguarda l'ambito beauty, vi volevo aggiornare dei nuovi prodotti che stavo utilizzando per i capelli, che mi sono piaciuti molto. L'unico problema è che li ho usati domenica per la prima volta, ma già mi si stanno sporcando, perché questi sono naturali, quindi secondo me il mio capello si era abituato ai prodotti quelli da supermercato, quindi ormai avevo raggiunto il mio ritmo di 3-4 giorni in cui potevo non lavarli, però avendo cambiato prodotti secondo me si devono riabituare, quindi comunque oggi non li lavo perché la settimana prossima li stresserò tantissimo visto che andrò al mare. Mi metterò un po' di shampoo secco, poi non so se farò i capelli lisci oppure vorrei provare con la piastra i boccoli, quelli un po' tipo beach waves, una cosa del genere. E quindi metterò lo shampoo secco, insomma non li laverò oggi, li laverò comunque domani, perché se mi abituo poi a lavarli troppo spesso è la fine. Comunque io sto morendo di caldo perché ho dovuto chiudere la porta, ma adesso mi metto a fare appunto questa sbobina e cerco di fare subito la mappa, così al massimo l'altra sbobina sicuro non riuscirò a fare la mappa, però almeno mi metto a leggerla, e così oggi pomeriggio devo solo fare la mappa di quella. Comunque sì, conto entro giovedì di finire, forse venerdì, di finire di leggere tutto il programma. E poi, boh, nel senso che quando andrò in vacanza proverò a portarmi, cioè mi porterò sicuramente l'iPad, però non so in realtà quanto riuscirò a fare, perché comunque la maggior parte del tempo lo passeremo al mare, quindi non lo so, sono un po' titubante. Spero di riuscire a ripassare almeno audiologia, che è secondo me la materia più piccola, o comunque una delle materie più piccole. Adesso vedo, magari faccio anche maxillo al posto di audiologia, vediamo un attimo. E però non lo so, spero di riuscire a ripassare qualcosa, perché quando torno ho 2 settimane di fuoco in cui devo ripetere tutto, devo memorizzare, insomma sarà tosta. Comunque vi volevo anche aggiornare sulle letture. Come sapete in questo periodo sto leggendo Firestarter di Stephen King e sono quasi arrivata a metà, e molto molto bello, devo dire che mi sta piacendo tantissimo e sono molto contenta di averlo comprato, e soprattutto mi piace da morire questa copertina. E però c'è un però: sto riuscendo a leggerlo veramente poco, perché purtroppo in questo periodo ho un po' di ansia e quindi questo genere di libri, film, serie TV non riesco a guardarlo. Infatti la sera praticamente ci stiamo facendo una carrellata di commedie sia italiane che non, quindi veramente in questo periodo non guardate, non lo so, almeno una quindicina, se non una ventina, e quindi questi libri riesco a leggerli soltanto la mattina perché la sera mi sale quest'ansia.
per cui ho iniziato questo nuovo libro sul Kindle per la sera, perché almeno è un po' più leggero in teoria, e si chiama La verità è che non ti odio abbastanza, questo qua. Non so se riuscite a vederlo. L'ho scaricato con Prime Reading, quindi in realtà è gratuito, perché cioè per i clienti Prime c'è Prime Reading che è gratuito, oltre a un altro abbonamento che si può fare con il Kindle, però io non l'ho fatto quell'abbonamento. E anche questo è molto carino. Ieri sera non sono riuscita a dormire per niente perché c'è stato un temporale e mi è venuto un mal di testa pazzesco, quindi ho cominciato a leggerlo e mi stava prendendo troppo, e quindi sono molto contenta, spero che insomma sia un bel libro. Detto questo, io vado a studiare così posso riaprire la porta e non morire di caldo, e poi noi ci aggiorniamo, non lo so, quando ho qualcosa da raccontarvi. Comunque vi volevo ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video che usciranno a tema back to school. Devo riuscire assolutamente a registrarli in questo periodo, purtroppo non ho tanta voglia di mettermi davanti alla telecamera, però spero che con questo videoblog io stia riprendendo un po'. Più che altro il problema è che ci sono entrambi i miei genitori a casa e quindi non mi viene proprio da prendere la telecamera anche nei momenti in cui magari sto facendo una pausa. Devo assolutamente migliorare, perché ovviamente non è che posso continuare così. Quindi niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto nei commenti che tipo di video back to school vorreste vedere. Ragazzi, allora sono le 11, io ho finito da poco di studiare, allora ho finito quella sbobina che vi dicevo sulle uveiti e ho fatto la mappa, e poi ho letto invece la sbobina sulla traumatologia oculare, anche se in realtà non so se fare una mappa perché c'è abbastanza discorsiva, quindi vedo se magari ci sono delle domande specifiche e mi segno solo quelle cose. Comunque, adesso mi volevo andare a fare la doccia per sistemarmi un attimo e vi volevo far vedere questi, diciamo, prodotti. E prima di farmi la doccia però volevo mettermi lo shampoo secco, così almeno lo lascio agire per un bel po'. Per quanto riguarda i capelli, ho modificato un po' la mia routine, perché intanto sto utilizzando una spazzola tonda, come vi ho fatto vedere in uno degli ultimi vlog, invece che la spazzola normale quando faccio la piega con il phon. Infatti questi domenica li ho fatti con questa piega e devo dire che sono venuti abbastanza bene e sto imparando ad utilizzarla. Poi invece di utilizzare il normale asciugamano utilizzo una maglietta in cotone vecchia che cioè, non metto più perché erano una di quelle magliette che vi davano ai saggi della scuola, non so se voi li facevate, ma io tipo alle medie ne facevo ogni anno i saggi della scuola e quelli estivi mi sa che si facevano con queste magliette, vabbè non mi ricordo. E poi vi volevo far vedere questi due prodotti che appunto ho comprato l'altro giorno al supermercato perché erano in sconto, e in realtà
Li ho presi perché una mia amica ha utilizzato questa forma di shampoo, diciamo, però di un'altra marca e gli aveva fatto dei capelli veramente bellissimi. Quindi ho pensato di cambiare marca perché ovviamente quelli costavano esageratamente, cioè tipo 12 euro per uno shampoo non ce li avrei mai spesi. E poi perché questa marca che ho preso, mi piace molto e utilizzo tantissimi prodotti perché sono, quasi al 100% naturali. E sto parlando della marca Provenzali, in particolare la linea ai semi di lino, perché è proprio ai semi di lino che lei ha utilizzato per insomma, quello shampoo per lavarsi i capelli e le aveva fatto un effetto fantastico. Quindi ho preso sia lo shampoo, che è questo qua, da 250 ml, sia il balsamo, che è invece un po' più piccolino perché è da 200 ml, però alla fine il balsamo è sempre quello che almeno io utilizzo di meno. E per quanto riguarda l'effetto sui capelli, come vi ho detto su Instagram, li ha resi un po' più cupi, ma questo l'avevo visto anche con un'altra marca di cui vi lascio la foto qui. E quindi in teoria tra qualche tempo dovrei avere insomma dei capelli più brillanti perché io sono solita ad utilizzare prodotti commerciali tipo questi insomma della Garnier che a quanto ho capito non sono proprio buonissimi, soprattutto non sono degli shampoo naturali. E quindi niente, devo dire che sono abbastanza contenta. Spero che non finiscano dall'oggi al domani, ma che almeno un mese lo shampoo mi possa durare perché viene circa 3,90 euro, quindi comunque abbastanza. E invece, come ho detto, la marca di Provenzali la utilizzo tantissimo, infatti anche questo, questo detergente è sempre dei Provenzali. Avevo la crema idratante, il contorno occhi, insomma veramente tantissime cose, però ovviamente non li uso sempre perché voglio cambiare, voglio provare altre marche. Invece, per quanto riguarda lo shampoo secco che andrò a mettere, ho questo qua, preso semplicemente da Tigotà, è quello che costa di meno e alla fine il suo lavoro lo fa. Quindi io adesso vado a mettermi lo shampoo secco e poi mi faccio una doccetta veloce. Ciao ragazzi, come state? Allora, in realtà sono passate un bel po' di ore perché sono le 6 e un quarto e niente, mi sono scordata di farvi vedere il vestito, di farvi vedere che mi ero anche truccata, però dettagli, questi ormai sono dettagli. Ho provato a struccarmi con l'olio di mandorla e devo dire che non mi sono trovata male. L'unico problema è che io ho dei dischetti, quelli lavabili, però sono veramente troppo duri e mi danno fastidio agli occhi rispetto ai dischetti in cotone. Quindi, nonostante mi dispiaccia utilizzarli perché comunque è uno spreco, penso che quelle poche volte che mi trucco tornerò ad usare quelli in cotone perché mi danno veramente fastidio e mi si rovina, cioè mi si arrossa tutta la pelle, quindi è un po' fastidioso. Comunque, allora il pranzo è andato molto bene, abbiamo mangiato pasta allo scoglio, poi le fette di pesce spada. E le patate al forno che ho cucinato io, molto fiera, erano molto buone, perché poi io le faccio super piccole, vi lascio una foto qui perché mi piacciono che si cuociono bene tutte quante, tutte allo stesso modo. E poi basta, abbiamo fatto la torta, tra virgolette, io mi sono mangiata il gelato dei Loacker e i miei genitori e i miei nonni si sono mangiati la coppa del nonno, dove abbiamo messo le candeline. Per il resto, niente, adesso sono appunto le 6 e un quarto, io pensavo di mettermi a studiare un altro po', iniziare a leggere un'altra sbobina senza impegno, dove arrivo arrivo, e così almeno mi avvantaggio insomma per i giorni successivi, se riesco a finire un po' prima di studiare. Forse domani vado al mare con mamma, perché comunque è da un po' che non vado al mare, anche se la prossima settimana ci starò quasi tutti i giorni. La voglio fare, la voglio un po' accontentare, quindi andremo al mare. E per il resto, niente, sono un po' pessima perché in questi giorni vorrei registrare dei back to school che ho già programmato, ma non lo sto facendo perché vi giuro, la modalità dei video fissi non mi piace, mi mette un po' a disagio e quindi
Non so come fare. Cioè, fare anche un videovlog è inutile perché parlerei, non so, 15 minuti soltanto di quell'argomento e ovviamente poi il resto della giornata non ve lo farei vedere. Quindi o li faccio molto spartani e mi perdonerete perché, non lo so, non mi piacciono i video statici, cioè ho proprio un rifiuto. Mi piacciono da guardare alcuni, non tantissimi, però da fare no. Quindi vediamo un attimo come mi organizzerò, anche perché non manca molto la mia partenza e quindi devo assolutamente capire come voglio registrare questi video e trovare soprattutto la motivazione per farli. Comunque, detto questo, io vi saluto perché comunque dopo non faremo nient'altro, cioè semplicemente portiamo bel fuori e poi torniamo a casa a mangiare. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un like al video e di lasciarmi nei commenti idee per dei video back to school, visto che questo video ve lo vorrei postare direttamente domani, almeno ho del tempo per pensare. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grandissimo bacio. Ciao!